Parliamo di un argomento molto pesante, problemi di impotenza, questo è il tema dell'incontro di oggi ed è una delle situazioni più angoscianti che un maschio possa vivere. Sì, Dottore. sicuramente, infatti per questo era d'obbligo iniziarne a parlare. Io in questo momento, aspetta, sto vedendo che piano piano si stanno aggiungendo tante persone, stanno anche salutando. Tra l'altro colgo l'occasione per dire che c'è una novità importante quest'anno del salotto psicologico, che sono i famosi podcast. Quindi anche noi ci siamo allineati a tanti altri colleghi e quindi trovate sulle maggiori piattaforme, per esempio come Amazon, come Audible, le registrazioni podcast del Salotto Psicologico. Quindi questa è la grande novità dell'anno. Eccoci qua. Ciao a tutti. Jacopo, tu mi senti? Sì, sono scomparso dall'altra diretta, qui è tutto un casino. E vabbè, non fa niente. Vabbè, ciccio. Ok, allora iniziamo a parlare di questo argomento così importante, appunto problemi di erezione. È importante, come dicevi tu, come stavi iniziando a dire, non solo per l'uomo in sé da solo, ma per la coppia, ora che sia eterosessuale o una coppia omosessuale, comunque è un argomento molto delicato perché può sconvolgere un po' degli equilibri. Beh, Jacopo, ci diciamo sei? che mettevo. Ok. Adesso dovrei. Pronto? Sì. Ok, perfetto. Allora, l'impotenza è una delle situazioni che è più terrorizzante per un maschio, perché è la fine della tua capacità, del tuo essere virile. E quando questo succede, c'è un meccanismo per cui tu non pensi ad altro, cioè tu inizi a fare l'amore e continui a pensare, rizzati, 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 ma anche prima che inizi a fare l'amore, c'è un bellissimo fumetto di Andrea Pazienza, di questi due ragazzi che correvano la notte, facevano le scritte sui muri, i fiori, eccetera, eccetera, e per tutto il tempo il maschio continuava a pensare, rizzati, Mamma rizzati, 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 rizzati. mia, che angoscia! È terribile, è terribile. Certo! Ed è assolutamente facile che questo accada agli inizi della relazione sessuale. Perché? Perché c'è una questione di paura, di insicurezza, di inesperienza, per cui tu hai questa possibilità. Ma infatti tanto è molto comune come difficoltà, questa è una cosa che va detta e va sottolineata perché questo lo dobbiamo dire, gli uomini non parlano tanto di sesso né nel bene né nel male, se ne parlano nel bene per vantare delle imprese megagalattiche, ma altrimenti diciamo è più difficile che si confrontano, no? E quindi qual è il problema di questo? Che tante volte delle paure, dei timori, delle problematiche rimangano nascoste nell'ombra, alimentando delle fantasie ancora peggiori. È una questione di grande angoscia, possiamo dire che generalmente non è qualcosa di fisiologico, cioè non è che non funziona qualche cosa, ma è una questione psicologica, è un'ansia che ti blocca. I napoletani dicono che il membro non vuole pensieri, no? Se tu hai dei pensieri in testa hai difficoltà, è un po' più. Avevo questa Un come po' più volgare napoletana, l'espressione, proprio non la dico perché se forse verremmo censurati. È una grande saggezza. Tu funzioni bene dal punto di vista meccanico se non hai pensieri in testa. E tra l'altro vorrei da questo punto di vista dire che per il maschio è veramente un problema la relazione sessuale. Perché oltre alla tensione di riuscire a sedurre la fanciulla, perché siamo noi a dover essere attivi a fare il primo passo, generalmente, almeno per fortuna non sempre così,
Mia madre baciò mio padre sbattendolo contro il muro dietro il palcoscenico. Però rara come cosa, generalmente è il maschio che deve fare il primo passo, poi molto spesso il maschio deve insistere e trovare delle strategie per arrivare al rapporto sessuale e poi deve Beh, funzionare. corteggiare, preparare, no? Deve fu fu funzionare con due poli opposti, cioè da una parte non devi arrivare subito perché sennò lei non prova piacere, quindi devi abbassare l'eccitazione. Dall'altra parte, se abbassi l'eccitazione, il membro crolla. Per cui c'è questa. Voler riuscire a mantenere un equilibrio e quando sei un ragazzo è difficilissimo. Io mi ricordo esperienze traumatiche, tra l'altro mi accadde in una situazione con una fanciulla, ero pazzo di lei, una ragazza meravigliosa, finalmente mi telefona a mezzanotte, vieni da me, io vado da lei, un disastro totale, una cosa Perché eri troppo che. Ero troppo gasato, troppo emozionato che lei avesse deciso così brutalmente, improvvisamente di telefonarmi, no? Ed ero impossibilitato. Ma infatti Allora. questo è perfetto, no? Per iniziare un pochino a rassicurare gli animi. Nel senso che prima di tutto è proprio raro che ci sia una disfunzione dell'erezione di natura prettamente organica. Certo c'è, soprattutto se ci sono delle malattie in corso, se c'è un problema vascolare, esiste, certamente che esiste. Però se noi guardiamo le percentuali, è molto più frequente che questo disturbo dell'erezione abbia più una natura psicogena, no? E quindi vanno considerati degli elementi che vanno al di là del corpo, ma che hanno a che fare con i pensieri, con l'educazione ricevuta, con le emozioni e anche con il clima che si sta vivendo in quel momento nella coppia. E in effetti, per esempio, prendendo l'esempio che portavi tu, con questa ragazza tu non avevi nessun tipo di relazione, era, diciamo, la soddisfazione del momento, ma era una sconosciuta, quindi immagino ci sarà stato anche una sorta di imbarazzo e di tensione. Certo. Ok, e quello a volte non aiuta, anzi, la famosa ansia da prestazione, no, che dicevi tu, allora ci penso, no, mi raccomando, speriamo che va bene, oppure andrà male, è come se a un certo punto rischiasse di creare una profezia che si autoavvera. Cioè, intanto io già lo sto avverando nella mia mente e il corpo mi seguirà. Ecco, la questione è. Cosa fare per uscire da questo stato? Credo che chi ci sta ascoltando voglia sapere se c'è qualche mezzo e se magari che cosa può fare la femmina per aiutare il maschio. Vabbè, anche come perché magari avviene in un rapporto omosessuale, è la stessa Vabbè, cosa. quello che è, insomma, la parte, l'essere umano che è dall'altra parte e che. Subisce senza colpa, Partecipa all'incontro sessuale. partecipa, però non ha lei o lui. Ma che difficile, ma semplifichiamo un attimo le cose, bisogna trovare Complicato. nuove parole. Comunque, che cosa può fare la persona che si trova ad avere relazione con una persona che ha un problema di erezione, fa anche rima? Questi sono i due temi di questa conversazione. Sì, Innanzitutto, beh. io posso dire che nel momento in cui la questione non funziona, la reazione di provare a insistere, ma con altre pratiche sessuali, può essere ancora più peggiorativa perché il maschio entra ancora più in ansia. Dio mio, mi sta facendo questo, mi sta facendo quell'altro, ma è possibile che non ci sia una reazione? È morto, sarò impotente per tutta la vita. Per cui più la femmina o chi è ti fa delle cose pazzesche e più tu entri in paranoia perché stai pensando, no? Non riesci a Vabbè, fermare il chiaro, però cervello. aspetta, è pur vero che insomma anche un morto congelato nel letto che rimane pietrificato non è rassicurante. Quindi. No, ma infatti la questione è di uscire da un circolo vizioso terribile. Come si fa?
Esatto, perché questo è un rischio molto importante, il circolo vizioso, cioè quello che si è notato è che quando questa difficoltà si presenta anche in coppie rodate, il problema non si ferma solo a livello fisico, anzi in realtà sarebbe il minimo. Ma che cos'è che tante volte fa mantenere questa problematica nel tempo? Tutto il condimento psicologico e fantasmatico che ci portiamo noi dentro a questo episodio, vale a dire tutte le nostre insicurezze. Quindi, come dicevi tu prima, l'uomo è molto probabile che inizi a spaventarsi che non è più virile. Questa è la credenza più grande. La maggior parte degli uomini che poi che si rivolgono all'andrologo o a un sessuologo, esordisce dicendo: ho perso la mia virilità. Che non è vera questa cosa, assolutamente. Il disturbo dell'erezione può succedere a tutti, dalla persona, no, dal maschio più alfa, a quello più beta, quindi assolutamente non è così. Ma il timore è quello, perché poi in fondo l'uomo, ce l'ha questo fantasma, nella storia è sempre stato così, di perdere la sua virilità, tant'è vero che ci sono tantissimi riti per potenziare la virilità, ma anche, per esempio, io mi ricordo, correggimi se sbaglio, ma tipo per esempio che il corno come si chiama? Il corno oddio, Del del rinoceronte. rinoceronte, esatto, No, grazie. questo non è la vita, sono medicina tradizionale cinese che sostengono che ha un effetto. Anche il ginseng si diceva che era un'erba che aiutava la virilità, quindi è qualcosa che è molto a cuore, no, agli uomini. Nel momento in cui c'è un disturbo dell'erezione, la prima angoscia è che non si è più virili, che non si è più un vero uomo. L'altro problema è legato all'età. C'è una cultura che dice che il maschio dopo una certa età non è più in grado di avere rapporti sessuali. Diciamo, le cronache raccontano che Garibaldi e Ungaretti sono morti dopo gli 85 anni durante un rapporto sessuale. Non si sa Veramente. se sia vero. Pettegolezzi di alcuni libri racconta così. Ma anche Picasso pare che abbia lasciato questo mondo in una fase erotica particolarmente avanzata. Questo per citare alcuni esempi. Dal punto di vista, diciamo, della fisiologia, non c'è certamente una differenza tra i 15 anni e gli 85, ma la possibilità di avere un rapporto sessuale è assolutamente, continua a essere presente, quindi Certo. bisognerebbe. Però la questione è che anche l'uomo che non gli è mai successo, più va avanti che gli funziona, al di là dell'età, no? Al centesimo rapporto, al cinquecentesimo rapporto, inizia a avere paura, dice: ma mi è andata bene 500 volte, la 501esima mi andrà bene, Sì, è qui un vorrei dire. fantasma che in qualche modo Eh uno si sì, porta. perché comunque per il maschio è una prova il rapporto sessuale, per la donna, anche per la donna è una prova della sua femminilità, eccetera, eccetera. Però non c'è un fenomeno molto ben visibile come l'erezione. L'erezione o c'è, non Certo. c'è. La lubrificazione del sesso femminile è una cosa che Infatti. è meno appariscente, quantomeno, no? Poi si Sì, ma possono può essere provare considerata la stessa stregua, in sì. effetti. Però non è invalidante, No, lubrifichi in qualche aspetta, maniera. non è vero, come non è invalidante? Tutti i problemi della vulvodinia, del vaginismo Va hanno a che bene, ma è fare con diverso, cioè il quello è tumore, capito? un disturbo grave e è un altro capitolo, però diciamo generalmente le donne, nella stragrande maggioranza delle esperienze, riescono a essere passive in questo meccanismo, no? Che poi non è vero che la donna è passiva, perché la donna se muove la sua muscolatura intima è addirittura più attiva del maschio, ma la scenografia, l'apparenza, la tradizione ci dice che è il maschio che deve dimostrare la capacità di copulare, e questa è una responsabilità. Cioè, tu comunque non puoi dire: vabbè, adesso non faccio niente, no? E fa tutto lei. Il maschio Esatto. non può essere passivo. Uno dei sogni del maschio è invece di essere passivo, cioè di non dover fare
nulla, di non avere nessuna responsabilità tecnica. Ed è importante capire che nella nevrosi maschile e neanche nel mito del macho c'è questo elemento di non essere capaci di farlo. E questo è Certo. un peso. Poi io Enorme, ho certo. avuto un'esperienza traumatica che in una relazione, a un certo punto, ho avuto un problema di erezione, e la reazione di questa fanciulla è stata incazzata, sei impotente, vai a farti vedere da un medico bravo. Dici, cioè, lei si è incantata. Lei si è incazzata perché secondo lei non ero più a livello precedente, quindi no, io sono restato Aspetta, però veramente. vedi che qui in questo. Aspetta, no, scusami, ed è chiaro che questo è stato uno shock che poi ci ho messo per superare, no? Perché qui è l'altro, diciamo, quando si dice cosa può fare una donna in questa situazione, è sicuramente, Partner. sì, ok, un partner, in questa situazione. È il fatto di essere accogliente, cioè molte volte c'è una situazione di tensione per cui non viene più spontaneo e entusiastico fare l'amore. Magari c'è la lei o il lui, che è il tuo partner, che è ritroso, quindi si concede, però si concede in maniera un pochino annoiata, eccetera, eccetera. Già questo è terribile, no? Già questo è di tagliare gambe, se poi c'hai un problema, questo raddoppia il problema. Beh, Se sì. poi la reazione è scocciata, lì sei alla rottura del rapporto, cioè non è più possibile proprio, cioè ti diventa inaudito continuare. Ma infatti, tra le varie domande del che cosa fare, la prima cosa è non sottovalutare il clima della coppia che in quel momento vive quella situazione. Come giustamente dici tu, come tensione, difficoltà. Se la disfunzione erettile comunque può creare, no, l'imbarazzo, iniziare a imparare a annoiarsi, nel momento in cui il partner si arrabbia oppure inizia a andare molto in ansia perché potrebbe pensare di non piacere, potrebbe pensare di non eccitare abbastanza e questo non è tanto raro. E allora il problema raddoppia perché è sicuro che il clima fa la differenza. Se il clima diventa teso e glaciale, beh, è chiaro che questo a prescindere non aiuta il desiderio erotico e sessuale perché ne mina proprio le basi, prima proprio il fondamento. Quindi questo è fondamentale, come dici tu. Chiaramente diventa più facile per una coppia collaudata affrontare la situazione con un atteggiamento propositivo piuttosto che una coppia che si conosce da pochissimo. Però è vero che quello che può subito subentrare, così come io prima stavo dicendo, no? L'uomo può iniziare a pensare di non essere più virile, di non essere più voluto, che sta facendo una brutta figura e quindi questo c'è cioè, un portato ansiogeno importante che non permette di far salire il piacere, perché il piacere sale sulla leggerezza, sulla sicurezza, l'accoglienza e la leggerezza. L'altro lato, ora che sia donna o uomo, non cambia. C'è appunto un po' lo stupore del dire che sta succedendo, l'ansia di forse non poter fare qualcosa di sicuro e inizia a chiedersi: ma è un segnale per me questo? Allora io non piaccio? Allora io non vado bene? Non so fare l'amore? Ho sbagliato qualche cosa? O potrei fare tanto altro e non me lo sta dicendo? Quindi in quel momento le fantasie giocano un ruolo importantissimo. Un ruolo importantissimo e oserei dire disastroso. E certo. Io credo che anche l'idea che il maschio, che tra l'altro è un'idea che il maschio, diciamo, tende a diffondere, voglia un sesso più sesso, ancora più selvaggio, ancora più estremo, e che se non ha l'erezione è perché il sesso non è abbastanza estremo, non è abbastanza scatenato, libero, eccetera, eccetera. È in realtà una falsa idea,
Io sono sempre più convinto, al di là della mia esperienza, ma io ho fatto alcuni gruppi di autocoscienza maschile, che non è una cosa facile trovare dei maschi Infatti, disposti a verissimo. scambiarsi le loro esperienze. Ce l'hanno insegnato le femministe negli anni 70 e io ho visto che, ad esempio, ad Alcatraz è successo più di una volta, al di là che alcuni maschi. Già, diciamo, generalmente le persone che frequentano Alcatraz sono persone un pochino più aperte, un pochino più disponibili al normale, Certo. ma anche in quella situazione, su una quarantina di maschi, ci furono due che proprio se ne andarono proprio all'inizio, perché capirono che cosa voleva dire provare a fare un gruppo di autocoscienza, e quando si iniziò a dire, beh, raccontiamo le nostre esperienze, scambiamoci le ansie, eccetera, proprio se ne andarono via, ma incazzati, proprio, ah, queste stronzate sono queste, roba da Questo perché froci. la rabbia è un'emozione perfetta per nascondere l'insicurezza. Sì, ma la cosa che venne fuori da parte di la quasi totalità degli interventi è che in realtà il maschio cerca moltissimo una situazione di accoglienza. Cosa vuol dire? Il Certo. maschio si è evoluto per migliaia di anni avendo il compito di stare lontano dal gruppo delle donne e dei bambini, sia per questioni di sicurezza, sia perché doveva spostarsi più lontano di quanto facevano le femmine per andare a trovare il cibo. E poi torna, no? C'è questo meccanismo della caccia o della raccolta, per cui le femmine raccolgono intorno al focolare dove è accampato il gruppo e i maschi sono un pochino più lontani. Quindi il ritorno, c'è cioè proprio questo concetto, ho fatto fatica, mi sono battuto col mondo, torno, chiedo di essere protetto in realtà, cioè perché la solitudine per gli esseri umani e anche per i primati, per le scimmie maggiori, è qualcosa che senti come situazione che ti minaccia, no? Quindi Certo. essere accolti nell'abbraccio del gruppo, della famiglia, anche se è una famiglia allargata, è fondamentale. E in realtà il maschio nega questo bisogno, perché il maschio è quello che non deve chiedere mai, è quello che è forte, che non ha debolezze, ma in realtà non è vero. Il maschio da questo punto di vista è molto meno autonomo della femmina, perché la femmina comunque ha l'idea di essere lei con le altre donne e con i bambini. Il maschio ha questo essere solo contro il mondo e poi essere accolto. Quindi, appunto, C'è una dimensione tutti i. di gruppo che favorisce in questo senso il mondo femminile, mentre invece l'uomo lo vive più con difficoltà proprio perché c'è un confronto. Il Sì, io solo rischio. vorrei chiarire che stiamo parlando di millenni fa, cioè Certo. della forma del nostro cervello che si è evoluto in quella situazione, perché oggi le donne magari stanno sole a casa e qualcuno sta lì, ma che cosa sei lì? Io sto sola, non c'è nessun gruppo, no? Certo, no, questo è vero, però in termini proprio di educazione sociale siamo più improntate proprio come indole anche alla condivisione di problematiche in un gruppo. Anzi, c'è proprio il confronto, adesso glielo racconto, vediamo che dice, è successo anche alla mia amica, mentre invece negli uomini, soprattutto come diciamo prima, quando c'è una defiance è più probabile, poi fortunatamente non è sempre così perché ci sono anche dei bellissimi rapporti di amicizia maschile, ma è più probabile che venga, diciamo, un po' celato o non detto fino in fondo, proprio per paura di questo confronto sulla virilità. Allora dobbiamo sfatare questo mito, anzi fa proprio bene potersi confrontare perché si scoprirebbe che insomma, almeno una volta è successo a tutti, soprattutto all'inizio proprio della vita sessuale, in cui si pensa erroneamente che il membro maschile sia come che abbia un interruttore, che sia un robot sempre pronto, come l'aspirapolvere, infili la presa, po' e va. Non funziona così, al contrario. E quindi tanti ragazzi, per esempio, commettono l'errore di pensare che non ci siano problemi, anche se per esempio si sono assunte droghe, si è bevuto, si è particolarmente stanchi, si è particolarmente emozionati e molti rimangono scioccati che non è andata e non si spiegano perché.
Allora, bisogna fare proprio una riabilitazione forse del membro maschile, considerandolo parte integrante di questo organismo. Quindi vive con noi tutte le nostre emozioni, le nostre frustrazioni e le nostre stanchezze. Ovviamente vive anche i nostri entusiasmi e le nostre sicurezze. Ok, allora a questo punto qui però io vorrei dire che cosa può essere utile a un maschio che si trova davanti a questo problema dell'impotenza. Credo che sia importante innanzitutto capire che c'è qualche cosa che ti agita, qualche obiettivo, qualche ansia, qualche paura che hai in testa. Che può venire da una situazione transitoria di quel momento con quella persona, può venire invece da Dal passato. paure del tuo passato. Ma comunque riuscire a rilassare, a rendersi conto che non è un disastro se succede, eccetera, eccetera, è una cosa fondamentale per abbassare il carico mentale, no? Il sesso maschile non vuole pensieri, quindi se tu riesci a essere spensierato mentre fai l'amore, questo è un grande vantaggio. L'altra tecnica che io credo dia dei vantaggi strepitosi, secondo me, a tutti gli esseri umani, a tutti i maschi, ma in particolare a chi ha questo problema, è la tecnica della penetrazione morbida. Capisco che dico qualcosa di incredibile perché penetrazione e durezza sono due concetti che vanno insieme. Invece non è vero. Se si adotta la posizione della forbice, che è questa posizione, la trovate su internet, se cercate Jacopo Fo forbice, ci sono anche i miei disegni sulla posizione della forbice, che cosa permette questa posizione? Di avere un'angolazione tra i due sessi. Che rende possibile la penetrazione morbida. Se il sesso femminile è sufficientemente umidificato, diciamo, è possibile usare il sistema tubetto di dentifricio semivuoto, cioè quando tu premi alla radice del pene e in questa maniera blocchi il sangue che esce e però continua a pompare all'interno dell'arteria. Quindi cosa succede? Che si gonfia leggermente questo gonfiore, che non è un'erezione, semplicemente che hai strozzato l'ingresso, ti permette di scivolare dentro. A quel punto la posizione della forbice ti permette di stare fermo e di non fare nulla. Questa è una cosa che io consiglio di fare a tutti, perché sperimentare anche una sola volta nella vita, cosa vuol dire stare in contatto sessuale con una persona senza avere un risultato? Cioè, in quel caso lì, il risultato è semplicemente un'estasi di coccole, cioè sentire il tepore, l'accoglienza, guardarsi negli occhi, dirsi frasi d'amore, quello che vuoi, ma Certo. non. Non hai come scopo l'orgasmo, la performance, l'erezione, hai come scopo l'ascolto del corpo dell'altra persona. È una cosa di È un momento di tenerezza, connessione. di connessione, di dolcezza, di accoglienza. E che cosa succede? Che se io inizio a passare alcuni minuti, l'ideale sarebbe arrivare a 31 minuti, perché dopo 31 minuti c'è una reazione fisiologica di sintonizzazione, sincronizzazione delle onde cerebrali. Adesso non stiamo a spiegarlo, ma comunque, dopo 31 minuti ci si sente particolarmente bene. Quello che poi succede a teatro durante una manifestazione sportiva, una maratona, è stato visto che tanta gente che fa la stessa cosa per 31 minuti si crea un'atmosfera di familiarità, di condivisione, di essere un tutt'uno. E questo spiega poi anche la partita di calcio, perché andare a vederla allo stadio è così interessante, perché le onde cerebrali di tutti si sintonizzano. Ecco, questa cosa è straordinaria, è un'esperienza positiva, ma ti rilassa, perché è l'unica situazione in cui il maschio può sperimentare un contatto sessuale profondo senza avere una responsabilità, è la totale deresponsabilizzazione. Che cosa succede? Succede che
se non ci sono problemi particolari fisiologici o psicologici, poi si ottiene involontariamente questa volta l'erezione. Cioè, io sto lì 10 minuti, 15 minuti, il membro maschile è lì tutto spaventato perché ha paura di dover fare la performance, poi sente calduccio o miduccio, apre l'occhio che ce n'è uno solo e magari si rende conto. Mi piace Questa scena questa veramente imitazione del pene mi viene molto bene. indimenticabile. E Beh, niente, comunque dato è che un tu. consiglio che io do perché cambia l'idea stessa del sesso, cioè non, ti fa capire che nel sesso c'è una grandissima parte che è tenerezza, che invece Esatto. molti non riescono neppure a immaginarla. Sì, ma infatti, come dicevamo prima, c'è proprio una dimensione dell'accoglienza che non va sottovalutata. E in questo è fondamentale proprio la collaborazione, la percezione che poi ha il partner, perché chiaramente in questa penetrazione morbida che tu stai raccontando è fondamentale che ci sia un gioco di squadra, no? Un gioco di complicità in cui entrambi i partner si rendono conto che la prima cosa fondamentale perché ci sia un sesso di qualità, una vita sessuale appagante è la complicità. E l'intimità, che è una parola che tante volte viene confusa con sessualità, ma non è vero, sono due cose diverse e molto connesse. L'intimità è una condizione proprio sentimentale. Due persone possono essere molto intime in termini emotivi, che si comprendono, che si confidano, che appunto cade quel muro di giudizio e di imbarazzo e non per forza fare sesso. In una coppia è necessario coltivare l'intimità oltre che la sessualità, perché nel momento in cui ci sono degli imbarazzi di qualsiasi natura, essere intimi aiuta tantissimo. In generale, Ecco, ma spiega aiuta. meglio che cos'è per te l'intimità? L'intimità è come proprio quella complicità in cui ci si può confidare senza paura di essere giudicati, quindi c'è anche un livello di fiducia molto importante e quindi si entra nelle confidenze, in quelle parti un po' più morbide di noi che normalmente magari teniamo molto così mascherate sotto delle armature, non entriamo in intimità con chiunque. Se noi camminiamo per strada e incontriamo qualcuno, non è detto che con qualcuno, a meno che non sia un grande amico, siamo in intimità, non è il luogo in cui iniziamo a raccontare una confidenza. Quindi questo è un esempio che ci può aiutare per comprendere, la differenza tra un rapporto amicale e un rapporto amicale, ma anche intimo, in cui si va un po' più in profondità. Ecco, Questo è fondamentale coltivarlo con il proprio partner, perché non è perché ci si ama, è automatico che poi si crei un clima intimo di confidenze, di rispetto, di fiducia e di accoglienza. Non va così scontato. Tante volte ci amiamo e basta, finisce lì, come se fosse l'unico ingrediente necessario per una qualità di vita di coppia buona. Non è vero, è gravissimo. Quindi quando poi può capitare che, appunto, come in questo caso, il disturbo dell'erezione possa arrivare per qualsiasi motivo, di ansia, di preoccupazioni, di cambiamenti di vita, un rapporto intimo ci permette anche di, ma forse anche di ridere di quello che sta succedendo, di alleggerire, di scherzarci un secondo, di darsi la possibilità di fermarsi per poi ripartire con amore, con accoglienza, con baci, magari anche aprendosi alla possibilità di esplorare delle piccole cose che possono essere di grande aiuto, come per esempio le fantasie erotiche, o dei piccoli giochi, insomma, questo può aiutare moltissimo. però bisogna stare molto attenti su questa ultima cosa che tu hai detto, perché il maschio può vivere come un'umiliazione peggiore il fatto che la donna, siccome tu ti trovi in difficoltà, allora ti fa delle cose perché non sei capace di E avere no, l'erezione da è questo solo. che sto dicendo. È molto Bisogna lavorare delicato. affinché il giudizio non si presenti. Allora, Però viene qui affrontato in coppia. tu hai toccato però una questione, secondo me, che è centrale. Cioè, l'intimità
L'intimità puoi averlo anche con un amico, con un'amica, cioè non è una cosa sessuale. L'intimità è, no, il col padre o con la madre, se c'è un buon rapporto, c'è un rapporto di intimità, fai Sicuro. parte della famiglia. Allora, questo elemento è completamente agli antipodi di quello che molte persone considerano sia la sfera sessuale. Cioè, la Sì. sfera sessuale per molti, e questo io credo che sia all'origine di situazioni poi di malessere sessuale e non funzionamento grave. Perché? Perché siamo lì per fare una specie di guerra, no? C'è Come una per divisa. dimostrare un Sì, potere. ma c'è anche una divisa, no? C'è la donna che si mette le cose sexy addosso, la gerrettiera, la guerriera, la biancheria traforata, eccetera, eccetera, i tacchi a spillo, le calze a rete, e il maschio assume un atteggiamento di re, di cacciatore che conquista questo essere tutta pizzi La e donzella in frullazzi, la pericolo. donzella, e ed è una situazione di combattimento, è una situazione di gara. Se guardiamo anche nei film, molto spesso quando iniziano a fare l'amore sembra che si picchino quasi. Non c'è la tenerezza e l'intimità. Allora, io se una persona ha problemi sessuali, al di là dell'impotenza, si interroghi di questo. Per te il tuo modello del sesso è un modello in cui c'è l'esibizione dell'erotismo? È veramente eccitante questo? Beh, io posso dire che cioè, non, per me più di una donna nuda non c'è. Cioè, qualunque suppellettile, qualunque ornamento mi distrae, ma non mi interessa. È talmente bello il corpo della donna che mi sembra qualcosa di assurdo cambiarlo. È talmente bello il semplice rapporto che ci abbracciamo, ci desideriamo, ci diciamo delle cose gentili, ci accogliamo, ci accarezziamo, ci massaggiamo. Qualunque altra scena, ecco, da questo punto di vista. Non credo che il massimo dell'erotismo selvaggio sia la naturalità, animale del rapporto, non la sovraccostruzione per cui io devo fare una scena, recitare un gioco erotico. E attenzione, non è che voglio dire che questo qui sia sbagliato, però voglio segnalare che quel modo costruito, quel modo complesso di vivere il sesso, finché ti piace, ti va bene, benissimo, fallo, per carità, però può grippare, perché a un certo punto può essere una richiesta che ha bisogno di una certa via, e a un certo punto tu non riesci a sempre rilanciare, no? Continuare per questa strada e fare delle cose sempre più osé. Sì. Allora prova a pensare che c'è anche un'altra possibilità, cioè di fare delle cose frutta e verdura, cioè natural. Frutta e verdura. Sì, quello che tu stai raccontando è molto bello ed è un po' il ritorno, no, alla purezza forse anche di quello che è poi l'incontro sessuale, la sessualità, che è una domanda che bisogna farsi. Diciamo che io in questo tengo sempre presente che abbiamo tutti grandi differenze gli uni dagli altri, anche perché io per il lavoro che faccio incontro persone veramente molto diverse gli une dagli altri. E i desideri sono tutti legittimi, Per carità. quindi questo sicuramente. Nel momento in cui però c'è un impasse che coinvolge il corpo, in un momento sessuale, questo impasse non riguarda solo il corpo, come stiamo dicendo, ma riguarda anche delle idee, un'ideologia sulla sessualità, sul ruolo che stiamo rivestendo in quel momento. Quindi, giustamente, come dici tu, che cos'è? Un'occasione di dimostrazione di potere, di conquista, oppure c'è anche qualche altra cosa. Iniziare a porsi delle domande è veramente il primo gradino per far fronte a un eventuale cambiamento di scena su quello che sta succedendo. Quindi diciamo che quello che è sempre
più adeguato è una lettura che si chiama biopsicosociale, cioè che integra questi tre grandi elementi della vita di ognuno, quindi a livello biologico proprio, organico, la conoscenza anche del corpo fa tantissimo, chi non si è mai esplorato, chi non si è mai toccato, chi non si è mai soffermato a percepire proprio le sensazioni di una carezza, di uno sfregamento, è chiaro che non è a conoscenza di un bacino importantissimo di, appunto, di conoscenze, di ricchezze, e quindi non conosce il suo corpo, come funziona, come manifesta il piacere così come il fastidio. Potrebbe a quel punto non recepire dei segnali importanti. Poi Credo. psico è tutta la dimensione appunto psico-emotiva. Come stai? Che cosa provi? In che maniera arrivi a questo rapporto sessuale? Sei arrabbiato e non ti va, ma non ti puoi tirare indietro? Certamente se c'è rabbia, è difficile che si possa avere un'erezione o addirittura anche un orgasmo. C'è una tensione con la partner, c'è ostilità. Questo succede spesso, si dà per scontato che perché si voglia fare sesso, allora funziona, mettiamo il problema da parte. A volte è possibile, altre volte no. E quindi anche questo va tenuto presente. La terza Alla fine, dimensione, ah, scusa. no, la terza e ultima dimensione di questa chiave di lettura così completa è proprio l'aspetto sociale, dell'educazione sociale ricevuta anche. Quindi, qual è il ruolo dell'uomo oggi? Mi pesa? Mi sta bene? Ho bisogno di svincolarmi da questo modello maschile, e soprattutto anche che cosa ci stiamo portando, quindi questo modello maschile, ad esempio come mi è stato tramandato da mio padre, ma anche da mia madre, dai miei nonni e così via, socialmente nella linea proprio di generazione, che cosa mi è stato trasmesso, in termini di significato anche simbolico? Uomo, sesso, pene. Quindi c'è un mondo che si apre se ci interroghiamo. Ecco, io credo che per concludere tutto questo discorso, quello che tu hai appena detto sull'ascolto è l'ultimo tassello che mancava. Cioè, durante il rapporto sessuale, io sto pensando a fare la posizione 36 e poi la 39 e poi la 12, sto pensando, ecco, lei è la mia schiava. Sto pensando, ne ho conquistata un'altra, sto pensando, oh Dio mio, riuscirò o non riuscirò. Tutti questi pensieri, e torniamo al detto napoletano, il sesso maschile non vuole pensieri, che cosa comportano? Che non sto ascoltando quello che faccio. No, Tu hai certo. messo nel tuo discorso altissimo il valore dell'ascolto, ma parliamo proprio dell'ascolto terra-terra. Sto ascoltando la sensazione di calore che ho sulla pancia perché sono abbracciato a questa persona, sto Certo. ascoltando la sensazione delle mani, sto ascoltando il profumo, sto ascoltando il suono della voce di questa persona o sto pensando qualche cosa, sto pensando di fare qualche grande porcheria, sto pensando di fare un peccato mortale, sto pensando Esatto. qualunque pensiero. Sì. Ci sono molte persone che fanno l'amore pensando di far l'amore con una star del cinema o della canzone. Non stai ascoltando il rapporto sessuale. Io non voglio assolutamente condannare chi ha bisogno o si diverte o gli piace fare questi giochi mentali o i giochi col partner. Però attenzione. Tanto più tu aumenti il pensiero, la quota di cervello che è impegnata al pensiero, tanto meno tu sentirai le sensazioni. Questo è un concetto fondamentale che dovrebbero insegnare a scuola. Cioè, il nostro cervello c'ha come se avesse una sola galleria, o si passa in un senso o si passa nell'altro. Il pensiero, il ragionamento, il fantasticare è impedisce l'ascolto delle sensazioni, di tutte le sensazioni. Certo. Quindi io devo sapere
che se recito la scena del grande pirata che attacca la nave dei mercanti e trova una schiava meravigliosa e la possiede selvaggiamente, per carità, tuo diritto, e se lei si diverte, divertitevi, però stiamo abbassando la quantità di sensazioni fisiche. Semplici sensazioni fisiche, tanto più io metto abbigliamenti particolari, questo e quell'altro, voglio legarmi, voglio frustarmi, voglio cospargermi di Nutella o quello che vuoi, tantomeno io sto ascoltando le sensazioni, È vero, no? io mi ricordo una Nutella, volta. bianco d'uovo, maionese, metteteci quello che Io cercate mi di sì, ricordo adesso. una volta le prime esperienze, proprio da ragazzina, sai, nei film, soprattutto quelli che poi sono indirizzati ai ragazzi, c'erano queste scene d'amore super romantiche con la musica e le luci, le candele e questi baci appassionati incredibili. E lo voglio fare pure io. Quindi a un certo punto costrinsi il mio fidanzatino dell'epoca a mettere questo stereo che dovevamo sentire la musica in un determinato momento e poi le candele. Io ero felicissima, però se devo dire che poi ho toccato il piacere, no, ero più felice perché avevo rimesso in scena, no? Appunto Certo. questo mito che veniva presentato piuttosto che poi la connessione con quello che stavamo facendo. E che stavo sentendo, ero tutta di Certo. testa e questo cambia completamente. Sì, vorrei sottolineare che da parte mia e da parte tua c'è moralismo, cioè non è che è No. sbagliato, che è peccato, che non bisogna farlo, che è pericoloso, no, per carità, però se tu ti piace farlo, fallo, poi provi anche a fare il sesso puntando unicamente sull'ascolto delle sensazioni, possiamo fare l'amore naturale, cioè senza nessuna sovrastruttura, semplicemente due corpi che si incontrano nel tripudio dell'emozione? Ma io Secondo non credo me che è una cosa, un'esperienza interessante. escluda l'altra. Cioè, in realtà, anche se si fa, no, l'amore classico, no, come dire, la normale posizione del missionario, nudi, tranquilli, così, se poi però il cervello non è andato in pausa. Se Ma noi non certo, non può. abbiamo liberato, fatto spazio mentale, comunque diventa un problema. Quindi io non No, no, credo che, ci come siamo. dire, appunto il gioco di ruolo oppure il sex toy oppure la gheppiera, la candela o la musica siano questo grande impedimento. Ci sono queste due dimensioni che però hanno bisogno di essere calcolate entrambe e che devono trovare un'integrazione. È sicuro che se per te è più importante fare il pirata, non, rispetto a, ok, una volta che io faccio il pirata, che sto sentendo? Lì quello te lo perdi completamente. Allora, chiaramente non c'è differenza tra recitare la scena del film e non fare nulla, ma nella testa c'hai Esatto. l'ansia o sei incazzato o stai pensando che lei in realtà non ti è fedele o quello che vuoi. Come Io sto no? dicendo semplicemente che far l'amore col cervello spento, cioè soltanto la parte animale, soltanto la parte percettiva, l'ascolto delle Certo. sensazioni più elementari, è un vertice di piacere, perché soltanto se tu provi quella dimensione avrai il massimo delle percezioni, quindi i chilogrammi di orgasmo saranno maggiori. Ovviamente se c'è entusiasmo, se c'è desiderio, se non ti piaceva niente, quella persona ti sta pure annoiando, quello è un altro paio di maniche. Però, Esatto. dato che ci sia una persona con cui c'è desiderio, c'è intesa, c'è complicità, c'è tenerezza, eccetera. A quel punto prova quello che vuoi, fai tutti i giochi che vuoi, per carità, ma che Dio mi scampi liberi di giudicare la sessualità degli altri, figuriamoci. Però una volta prova a farlo senza pensare, soltanto regalandoti alla tua emozione, alla tua parte primitiva, animale, scimmiesca e ascoltare le sensazioni. Secondo me, uno dei drammi della sessualità oggi è che pochissime persone riescono a staccare il cervello da qualunque altro viaggio mentale, razionale e vivere.
Ilaria Questo è uno si è dei problemi disconnessa. della. Questo è... No, 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 io sono qua, Jacopo. Questo è uno dei problemi, proprio secondo me, in generale, della nostra, del nostro vivere quotidiano. Non siamo portati ad ascoltarci, ma ad anestetizzarci. Tutto è molto veloce, tutto è molto mentale, e quindi questo poi può avere anche inevitabilmente un riscontro sessuale. Perfetto. Da quello che stiamo dicendo, appunto, mi sembra un po' per riassumere, no? Che è fondamentale la conoscenza che ognuno ha di sé ed è fondamentale anche creare una dimensione di coppia che possa essere proprio di accoglienza, intimità e collaborazione, perché in quei momenti è anche molto importante. Il gioco di ruolo, no? In questo senso, il gioco emotivo che riveste il partner, perché ci può stare che io vado in ansia e allora che cosa succede? È fondamentale se il partner ha un effetto distensivo, rassicurante, contenente, e non se ne va anche lui o lei per la tangente della paranoia, allora adesso non ci amiamo più, allora siamo in crisi, allora siamo, cioè facciamo una lettura di quello che sta succedendo. È veramente così? A prescindere da questo episodio sessuale, siamo in un momento di transizione, di difficoltà, non ci stiamo capendo, siamo arrabbiati l'uno con l'altro, abbiamo dei sospetti, come dicevi tu prima, ci sospettiamo che c'è un tradimento di fondo, ci annoiamo? E quindi, insomma, tutto questo sta uscendo fuori qui anche nel letto? Oppure no? Ed ha un motivo molto più semplice che non mette in discussione tutta la storia? Allora, se è così, vediamo in che maniera poterci rincontrare e aiutare il nostro piacere a ripartire. Bene, credo che abbiamo detto tutto. Io auguro l'esperienza di un sesso ascoltato fino in fondo e l'esperienza della penetrazione morbida, che è una grande scoperta. E ricordiamo anche a tutti che su Facebook, Salotto Psicologico, si possono vedere tutte le puntate passate e che sono ormai più di 90. E anche che abbiamo approfondito la questione dell'amore sentimentale andando a intervistare dei grandi sapienti su questo tema e abbiamo tirato fuori tutte quelle informazioni che a scuola non ci danno su come ci si innamora e come le relazioni possono invece decadere negativamente. Sono parecchie ore di interviste, di dialoghi e di conversazioni tra me e Ilaria. E li potete trovare su www.alcatraz.it e credo che sia un grande viaggio nell'amore. Si chiama I Dal titolo misteri. proprio I misteri dell'amore. Altra informazione importante di servizio è la mailing list. Se volete sapere, insomma, le nostre iniziative, i laboratori esperienziali che noi creiamo, e quindi dove poi ci si può iscrivere e partecipare attivamente, quindi non essere solo fruitori passivi di queste discussioni, ma anzi mettersi in gioco con dei laboratori esperienziali che poi hanno un tema, partecipando, iscrivendosi alla mailing list si è sempre aggiornati. E dove vanno a iscriversi la mailing list? Su Instagram c'è proprio la storia in evidenza che è sempre a disposizione e per potersi iscrivere, oppure nelle storie ogni tanto viene aggiornata. Adesso la metterò di sicuro comunque, Ok, quindi la metterò. ma se non è su Instagram, dove si va? Anche su Facebook, per Cioè, esempio, ma ci non si c'è un può. indirizzo che possono scrivere per iscriversi E alla pagina? lo trovano nella mail, c'è cioè la freccettina, Perfetto. si clicca e si apre, è in automatico. Ok, perfetto, buona serata a tutti, fate l'amore con gioia. Ciao ciao. Parole di saggezza. Ciao.